Buonasera. Gli organizzatori di questa manifestazione, come avete avuto modo di vedere dal volantino, hanno voluto intitolare questa manifestazione Ragazzi in cammino. Questa locuzione non è solo metaforica, ma anche concreta. È metaforica perché si rivolge agli adolescenti, perché vuole trasmettere l'idea di un percorso di crescita personale che si pone come obiettivo il raggiungimento di un equilibrio e di una maturità interiore, sia nei comportamenti interpersonali sia nelle scelte per la vita futura. Il significato concreto invece ce lo illustrano gli ospiti. Come ospiti ci sono il comandante della stazione dei carabinieri di Lauria, maresciallo Angelo Caputo, che ci parlerà delle regole contenute nel codice della strada per quanto riguarda la circolazione dei motocicli, e il dottor Giacomo Di Lasso, medico chirurgo, che ci parlerà dei pericoli derivanti dal consumo di alcol e di droghe. Gli organizzatori con questa iniziativa vogliono innanzitutto informare e quindi sensibilizzare gli adolescenti e i loro genitori a comportamenti e stili di vita concreti, rispettosi delle regole della vita propria e altrui. Se ci guardiamo intorno, constatiamo che è molto superficiale l'approccio a queste tematiche, sia da parte dei genitori che dei ragazzi. Pertanto, questo vuole essere un momento di riflessione e consapevolezza. Buon ascolto e do la parola a Allora, grazie. Buonasera a tutti. Grazie alla signora Annunziata, per aver invitato a questa riunione per spiegare quantomeno le cose più elementari possibili ai bambini. L'oggetto dell'invito era proprio di sensibilizzare gli adolescenti per prepararli per la stagione in corso, come comportarsi sia come comportamento sulla strada, in famiglia, con gli amici e con tutto. Mi pare che il motivo più importante che loro vorrebbero sapere è come comportarsi sulla strada. Mi pare era quello l'obiettivo che si erano prefissati dalla professoressa Annunziata. Per quanto riguarda questo argomento di educazione stradale, quindi sarei prego poi vi darà tutto i maggiori dettagli e molto più preparati. Io vi posso dare delle indicazioni su come comportarsi per quanto riguarda la prevenzione e i comportamenti, diciamo, sulla strada, quando si è soli, sulla piazza, fuori di casa. Quindi come obiettivo principale, come stare sempre attenti con chi parlate, con chi giocate, le persone strane, dovrebbe essere un pochino sempre diffidente, non c'è provvidenza, quindi non accettare mai nulla degli strani, nessun invito, nessun oggetto, nessuna indicazione di qualsiasi tipo di soggetto. Allora ci sono dei problemi che costringono quindi ad accettare, seguire queste indicazioni, quindi rivolgersi sempre a persone più adulte, più vicinanze, e riferire i fatti subito ai genitori, e poi i genitori sono detenuti, quindi poi riferire a noi, agli organi di polizia, ai carabinieri, alla polizia, tutto ciò che si verifica. Quindi dovete stare sempre attenti, dovete sempre essere educati, specie la sera, quando i genitori vi danno la possibilità di uscire fuori casa, dovete rientrare in orario che i genitori vi dicono di rientrare, non dovete stare fuori oltre la mezzanotte, perché insomma l'orario è il periodo più brutto e girano sempre persone di cattivo gusto, di nessuno, persone che tanto che danno solo questo tipo di attività. Non dovete appunto stare sempre attenti, non dovete frequentare ambienti che non
non sono illuminati, come ad esempio le vie comunali, dove sono verificano un sacco di altri vantaggi, danneggiamenti, tutto il resto, quindi sono qualsiasi cosa che preferite, dovete sempre riferire ai vostri genitori, dovete sempre, non dovete mai associarvi a questi gruppi di ragazzi violenti che possono danneggiare il patrimonio pubblico, come si è verificato ultimamente nella città comunale da un inferiore che hanno fatto un sacco di danni, hanno fatto c'erano delle macchine, questi ragazzini sono saliti sulle macchine e hanno sfondato il tetto della macchina, che penso che non è un comportamento da persone civili, insomma, no? Ci sono tanti divertimenti, non è un comportamento da quello non penso che danneggiare la macchina non propria, non è un divertimento, è una squadra, insomma, no? Quindi questa cosa si deve evitare, dovete essere sempre rispettosi, però capire i bambini sono ben pochi, ma non possiamo quindi tenere un discorso che sono tutti adulti, gli adulti queste cose le sanno, per cui sono messi un po'. Quindi voi vi fate tesoro di questa cosa, di portare ai vostri figli questa capacitazione. Un'altra domanda da fare, vi chiedo qualche cosa da poter dire, chiedete in modo così possiamo arrivare nel merito di cosa. Quali sono le vostre esigenze? Possiamo. Professoressa, quali potrebbero essere maggiormente i problemi diciamo, di sicurezza che avete raccolto tra i bambini, tra gli adolescenti, che potrebbero essere utili? Le preoccupazioni di tutti i genitori sono appunto questo, il fatto di conoscere bene proprio le regole del codice. Certo. Della strada per quanto riguarda i genitori. Strada, e poi, e poi soprattutto fare diciamo, opere di prevenzione, certo, per questi nostri ragazzi, far capire che comunque ci sono dei pericoli anche, certo, per quanto riguarda proprio nella vita, sì, della vita comunale, ma come in qualsiasi altro posto. Sì, comunque, la vita comunale diciamo che non trovo, io trovo i ragazzi. Quindi avere la possibilità di riconoscere questi pericoli, certo, e cercare di. Certo. Di evitare, sì, potenze. Perciò fatto cioè, la vita comunale è un luogo di ritrovo dei giovani dove ci sono tanti bravi ragazzi, non ci questo qualcuno che. Voi comunque avete la nostra presenza, la nostra presenza è continua, comunque vedete tutte le sere, quindi essendo presente, la fortuna di carabinieri, qualsiasi cosa che avete bisogno, i giovani, sono i ragazzi, quindi avvicinarsi ai carabinieri è per riferirti, i carabinieri non sono solamente per arrestare o portare tutto la pizza, i carabinieri sono anche per il servizio sociale, per aiutare il prossimo, non sono solamente per arrestare, per fare tutte le cose, per fare la multa, cioè la multa è l'ultima cosa che sarà, voi i carabinieri venite sotto l'aspetto negativo perché fanno le contravenzioni, ma le contravenzioni che sono state sono l'ultima cosa per noi ragazzi. Siamo quindi per essere, per dare veramente un contributo, un contributo tra io penso, volevo dire, volevo cogliere l'occasione proprio per ringraziarvi, perché una figlia sulle e lei mi diceva della vostra presenza, non tanto la vostra presenza nella villa, quindi voglio cogliere l'occasione proprio per ringraziarvi, esortarvi ovviamente a continuare questa presenza, perché questo comunque fa sentire loro più sicuri, sì, certo, cioè, ecco, io volevo approfittare e quindi ringraziare per voi, quindi esortarvi a continuare in questa opera di. La presenza, fondamentale la presenza già importante. Io ovviamente perché noi non riusciamo a cogliere dalla vita, penso che non sia neanche giusto. Perché sono spazi pubblici e quindi ragazzi non ci devono andare. No, oppure io non me la sento neanche di vietarglielo, perché penso che non ci sia più. Io ho detto. Però grazie alla vostra presenza noi possiamo essere parati pure, nel senso di evitare, perché è troppo facile dire di non andare. Sono spazi pubblici, ragazzi, chi vuole deve poter usare nella maniera giusta, non è giusto che per pochi non debbano poter essere solo usati da tutti. Io vorrei sfruttare l'occasione proprio per ringraziare voi, visto che vedo anche esponenti invece del nostro comune, diciamo, ecco, per una maggiore presenza anche dei vigili urbani, perché loro possono farlo durante tutto l'arco della giornata, quindi io come genitore chiedo proprio
maggiore presenza che vigili, cioè ovviamente ognuno svolge il proprio ruolo, ma anche i vigili urbani, perché loro tutti stanno durante l'arco della giornata di questo, e quindi io chiedo proprio personalmente, ve lo chiedo veramente, di fare in modo che anche loro possano insieme con voi, e perché la presenza a questa età fondamentale, importante, vedere che loro possono sentirsi garantiti da qualcosa, da qualcuno che rappresenta la qualità. Questo sì. Quindi esorto questa maggiore presenza proprio dei vigili urbani, sì, insieme con la vostra. Sì, grazie per il intervento, perché sicuramente è utile che serve anche voi per qualificare un po' di più il servizio. Dovete sapere che noi abbiamo studiato la situazione del territorio, ho capito che il punto più nevralgico della situazione è la sera, quindi come voi potete notare, per i carabinieri la sera sono sempre presenti in territorio. E quindi ci sta chi fino a tutti sempre, perché ognuno di voi, sapete, c'è una famiglia, quindi tutti quanti avete il piacere che la sera, anziché stare in strada, con la famiglia, quindi è un sacrificio veramente enorme che tutte le sere stia di strada di inverno e sono sempre in cattura, sono sempre fuori proprio per garantire la sicurezza e la presenza del territorio. E che questo tipo di attività abbiamo visto dei risultati proprio di prevenzione, che è importante, come quando la pressione, che l'intervento della depressione non è che abbiamo risolto i problemi, ma è che la depressione è una cosa l'attività del gioco delle forze di polizia deve essere una prevenzione, non deve essere una pressione. La pressione è tutto il calcio, non è il problema, cioè non abbiamo solo tutto, non è che abbiamo solo qualcosa, la pressione, dalla pressione c'è una formazione che l'uomo percepisce tante cose, dall'educazione, dal rispetto delle norme, rispetto conoscere della funzione, dell'organo di polizia che serve e che fa, insomma, perché dal resto molto ti può essere anche sarà utile. Però secondo me l'attività importante deve essere la prevenzione, è una prevenzione che noi ci teniamo tantissimo, quindi cerchiamo di essere sempre presente sul territorio. Prego, abbiamo anticipato perché abbiamo dei problemi. Hanno paura dei carabinieri perché i genitori dicono quando i carabinieri che avete arresti, non so, questo è una cattiva cosa, quindi avrebbe sempre con i genitori che queste cose non si devono dire, perché i bambini nascono traumatizzati. Io quando ero piccolo, una volta che andavo sulla strada, io camminavo su un muretto, mia madre scende da sopra, scende, io passo la polizia, poi in quel momento passo la polizia, perché io mi resta traumatizzato tutt'oggi, quando la polizia un po'. Quindi immagino che anche i bambini hanno questo problema, quindi non si deve mai dire che gli arresti vanno queste cose. Voi dovete invitare i bambini, amici, guardate che i carabinieri servono queste cose, cioè sono delle cose buone, servono per l'assistenza, per aiutarci quando abbiamo difficoltà, poi quando abbiamo difficoltà domandate, io vedo sempre persone che quando arrivano in casella le persone, l'ultima spiaggia, ecco qua, cosa è successo? No, siamo state guardate, abbiamo, ho questo problema che non risolvo da nessuna parte. Noi abbiamo i nostri mezzi e cerchiamo di risolvere. Quando abbiamo risolto, anche ci potete venire prima. Questo sono delle educazioni, degli itinerari che poi un uomo matura e capisce per cosa serve un giovane. I figli sono lo specchio della vita. Esatto. Noi ci specchiamo ogni giorno, quando vengono figli, 3-6 anni, non è. E un pochino un po' di distrazione dai genitori, manca il dialogo con i bambini, quindi dobbiamo collaborare, istituzioni, servizio d'ordine e famiglia. Certo. E la scuola deve essere fondamentale, non ci dobbiamo incontrare su 30 persone come stasera, ci dobbiamo incontrare di più e più spesso, a far capire che i carabinieri sono i suoi amici, a prendere pure il caffè insieme ai carabinieri, insieme ai politici, insieme ai talisti, a tutte le cose. Perché dobbiamo educare i nostri figli all'amore, che è la realtà, se un adolescente
poi tu hai una banda da stare, fanno la sua sboncare e che c'è quello che fanno tutto il gangetto educativo, qui per arrestare l'adolescente è proprio fare un buon lavoro. Quindi educare, forse soprattutto pure le famiglie si sono distratte un pochino. Va bene, sono troppo le famiglie, si sono distratte sul. Questo è fondamentale, io da 26 anni sto con i giovani sono così buoni, collaborano, fanno dei lavori, io li porto in giro dappertutto. E vengono sia i maschi che le femmine. Quindi vanno a lavorare un pochino, no? Ma non perché io sono una marziana, no, però ci provo, a volte mi riesce, a volte no, però ci devono provare tutti, pure le famiglie devono essere un pochino più, lasciare stare la televisione, si spegne a pranzo e dobbiamo dialogare dei nostri problemi. Sì, ma ognuno per la nostra parte di competenza, a partire dalle scuole, la famiglia ha la sua educazione fondamentale, quindi non ci sono dubbi che l'educazione della famiglia deve essere della vita, della base di ognuno di noi, se uno di noi è educato vuol dire che alle spalle c'è una buona famiglia, ma è altrettanto che sta la scuola, che dalle scuole poi devono formare, ma non nelle scuole superiori, dalla prima elementare alla terza media, sono proprio quel periodo più importante che il ragazzo si forma, se viene ben educato in quel periodo te, è un uomo già portato, ma se in quel momento viene trascurato, allora un po' l'istituzione dello star vicino deve essere un pochino più sensibile, il tempo abbiamo, un ragazzo giovane, un ragazzo, una bambina, oggi ha un'intelligenza superiore, è una persona avuta, conoscenza di tutto, che parlava con il dottore che parlava del computer, io sono totalmente negato, quindi non so neanche che cos'è il computer, ma un ragazzo come piccolino, c'è una conoscenza enorme, per cui l'amico già hanno una. Situazioni diverse rispetto a noi che erano un pochino più limitati dalla oggi cambiato, quindi anche le istituzioni si devono adeguare alle nuove generazioni. Devono capire quali sono le esigenze e queste esigenze bisogna tutto fargli capire ai ragazzi, non avere più adesso, perché sennò è finito. Poi succede che noi dobbiamo evitare sempre che nella società siano sempre di meno pregiudicato, dobbiamo sempre evitare, perché un ragazzo giovane viene denunciato per te, schiamazzo, per fare un danneggiamento, si porta un macerente tutta la vita, e non è giusto, il nostro lavoro, perdere un'occasione, perdere qualsiasi cosa, quindi non è giusto, quindi bisogna appunto lottare sulla prevenzione e sulla prevenzione. E quindi come la signora diceva, che la comunale non è assolutamente un posto da evitare, perché comunque è un posto per socializzare, che lì sono i giovani, io appunto ho segnalato la comune di mettere delle video riprese in tutte le ville comunali, proprio per assicurare maggior di più la presenza di qualcuno di qualche parte, perché diciamo, si può riidentificare chi riguarda tante queste persone, che comunque i video non sono assistiti, sono prima c'è un guardiano, c'è un guardiano, c'è un guardiano, c'è un guardiano, c'è un guardiano. Poi queste persone malintenzionate, quindi sanno dove sono queste comunità sui bambini, e quindi lì potrebbero commettere vari atti contrari alla convergenza. Quindi queste sono le cose più elementari. Per quanto concerne l'educazione stradale, sicuramente dottore, visto che siamo sempre in argomento di carabinieri, che stiamo parlando di carabinieri, quindi c'è il collega che ora le dà dell'indicazione elementare della. Non so che età hanno questi bambini di oggi, 10, 12 anni, oppure 13 anni, si accingono, il patentino, il famoso patentino. Fortunatamente il Ministero dei Trasporti, appunto, per prendere questo famoso patentino fa dei corsi che iniziano già all'interno delle scuole, quindi questi corsi sono molto importanti, cosa che non avveniva in passato precedentemente, con le varie conseguenze che potevano derivare, insomma, dalla non conoscenza delle regole del codice della strada. Una sintesi, ovviamente, perché non possiamo, le regole sono tante del codice della strada.
la prima cosa che mi preme sottolineare è il fatto che rispettare le regole non significa soltanto rispettare gli altri, ma rispettare se stessi, nel senso perché le regole sono alla salvaguardia dell'utente stesso, del primo utente che si mette alla guida. Nel momento in cui rispetta le regole salvaguardia la propria vita e poi ovviamente anche quella degli altri. Oggi i veicoli a due ruote vengono suddivisi in due categorie. Abbiamo i ciclomotori, quelli che hanno una cilindrata di 50 cm cubici che si possono guidare a 15 anni, e poi abbiamo i motocicli che da 125 in su, gli scooteroni, i famosi scooteroni, e quelli bisogna avere 18 anni. Ovviamente poi ci sono varie categorie di patenti, patente A, patente B, che limitano o permettono la guida di altre categorie, sempre di motocicli, più potenti, meno potenti, perché fino a 21 anni si può guidare fino a una certa potenza, dopo i 21 anni si possono guidare moto abbastanza potenti, che sono anche molto pericolose oggigiorno. Quindi in ogni caso, indipendentemente dalla potenza e del mezzo del veicolo, la cosa importante è l'uso del casco. Questo è assodato, è scontato, però dà fastidio, l'estate soprattutto, con il gel nei capelli è una cosa che dà fastidio, però posso proprio statisticamente, perché a noi ci costa proprio, insomma, lo verifichiamo ogni volta che andiamo a rilevare un incidente, nell'80% dei casi il casco salva la vita, come la cintura, perché parecchi decessi, scusate il termine pesante, appunto sono traumi cranici. Quindi io quando vi raccomando, per voi stessi, non dimenticate, insomma è una cosa importante. È importante indossarlo e indossarlo bene, perché là il casco, ci sono degli studi dietro un casco, fanno delle prove, dei crash li chiamano tecnicamente, insomma, per vedere che tipo di impatto. Una volta esistevano quei famosi caschi a scodella che adesso fortunatamente sono stati tolti dal commercio, perché quelli era solo una presa, diciamo, fatta la legge, trovato l'inganno, ecco, non servivano a nulla. E quindi il casco va indossato bene, il casco va allacciato, questo è per vedere il casco non allacciato, è la stessa cosa di non averlo, di non indossarlo, anche tra l'altro è pure sanzionato in tal senso. Cioè avere il casco non allacciato è come uno rischia la contravenzione per come se circolasse senza casco. Il ciclomotore e il motociclo a due ruote sono ovviamente non avendo un involucro protettivo, quindi sono veicoli più soggetti, diciamo, a provocare lesioni a chi li conduce. Quindi la prudenza è la cosa fondamentale. Quando uno si approccia verso un incrocio, guardare, sì, non pensare io ho precedenza e vado. Bisogna sempre comunque avere cautela, anche se sei tu nel diritto, diciamo, della precedenza. Bisogna sempre accertarsi chi viene da destra, chi viene da sinistra e poi attraversare l'incrocio. Cosa vi voglio aggiungere? Insomma, ripeto, le norme del codice della strada sono tantissime, i segnali stradali sono tanti, abbiamo i segnali di divieto, che sono quelli rotondi, i famosi segnali, quelli a forma circolare, quelli sono segnalano dei divieti, abbiamo quelli triangolari, a forma di triangolo, quelli sono dei segnali di avvertimento, ecco. Però questo ovviamente nel momento in cui andrete a fare il corso vi verranno spiegati dettagliatamente, così avete modo di conoscervi. E un'altra cosa importante che mi viene in mente in questo momento ovviamente è la velocità. La velocità va adeguata alle condizioni della strada. Uno si trova in un centro abitato, si trova ad attraversare la famosa villa comunale, bambini, pericoli imminenti, è giusto avere una velocità adeguata alle condizioni della strada, indipendentemente dalle potenzialità del veicolo. Poi è tutto ovviamente
è tutto soggettivo, nel senso che ogni discorso si intercala, si innesca con l'educazione, la crescita che il ragazzo ha dentro la famiglia, percepita, acquisita, quindi lo scapestrato che fa il danneggiamento ovviamente è scapestrato anche quando si mette alla guida del ciclomotore. Quindi è tutto, diciamo, è un insieme, è un anello. Se un bambino è sano, un ragazzo cresce sano, ovviamente avrà rispetto delle regole, avrà rispetto di se stesso innanzitutto e poi anche degli altri. Non so, vi volete fare qualche domanda specifica? Io non ho... Io? E per quanto concerne il passeggero? Ecco, il passeggero, fino ai 18 anni è vietato portare un passeggero dietro. Perché la legge... il legislatore ha ritenuto che non si ha la maturità necessaria per anche fisica, ecco, per avere un passeggero dietro, perché un passeggero dietro comporterebbe peso sul veicolo, quindi meno stabilità, quindi un ragazzino di 15 anni ovviamente fisicamente potrebbe essere più esile, più precipito, e fortunatamente, giustamente credo che a 18 anni poi si può portare il passeggero. Il conducente sotto i 18 anni. Io credo che sia stato questo, diciamo, il pensiero del legislatore, sì. Però la legge è questa, la legge è questa cosa. Dopo i 18 anni si può portare un passeggero. Ovviamente il mezzo deve essere sempre col casco e sempre il mezzo deve essere omologato per due persone. Questo è importante. Per guidare, 15 anni. Dagli 8 anni, 6-8 anni puoi stare tranquillamente in macchina. Solo la cintura. E per quanto riguarda la guida, come i nostri ragazzi, come... Beh, io quando sono arrivato 4 anni... Sono arrivato 4-5 anni fa, qui a Lori ho visto che proprio il casco, forse non sapevo nemmeno cosa fosse. Cosa fosse, ho messo... La contravvenzione sì, è l'ultima, diciamo, delle nostre priorità, perché ne abbiamo una miriade, però serve anche educare. È una stagione ho sequestrato, ho fermato, perché non portare il casco significa perdere per 60 giorni, nel momento in cui ti fermi il carabinieri, il poliziotto e il finanziere, perdere per 60 giorni l'uso del mezzo. Il mezzo per 60 giorni rimane fermo. Quindi esatto, è stato in piedi. E 4 anni fa parecchie persone si sono fatti restare a piedi per colpa mia. E da allora devo dire che fortunatamente adesso vedo che sono molto hanno capito la lezione. Vedo che tutti. Ma era il ragazzo di 15 anni e era anche la persona di 50 anni. Questo ci tengo a precisarlo, non era soltanto la ragazza. Non era soltanto la ragazza. Ci sono altre richieste? Abbiamo notato qualche sera la forte velocità di molti ragazzi sul motorino, oltre ad essere pericoloso, appunto, ma a me hanno dato l'impressione che fanno addirittura le corse gli adolescenti. E non so se vi siete accorti della cosa, come fare e come pensate di fare per risolvere questo problema. Allora, una impressione ho avuto che poi partono da Oliverone e fanno il giro per Superiore. Ma in realtà erano le 11 di sera l'altra sera. Io ho avuto questa impressione. Approfitto di questa precisazione. Potesse che mi sbaglio. Approfitto di questa precisazione mi volevo aggiungere al discorso del maresciallo, per dire un mio pensiero che mi costa, diciamo, in questi 17 anni di carriera nell'Arma dei Carabinieri. Le più importanti, ovviamente, in ogni contesto sociale,
è diverso, insomma, Palermo, Napoli, Napoli sono diversi. L'80%, il 90% dei risultati che le forze dell'ordine consegue è grazie alla collaborazione delle persone, dei cittadini. Basta anche una semplice telefonata anonima, ma non rimanere omertosi, senza esporgersi. È importante perché purtroppo non abbiamo la palla magica, non possiamo essere dappertutto. E nel momento in cui, che vi aggancio all'Eving, arriviamo noi con la macchina di carabinieri, può stare tranquillo che non corre più nessuno. Questo è sicuro. Quindi annotare l'arma, portarla in caserma, sicuramente cioè, non ha motivo di uscire il nome di chi ha segnalato quella cosa, però già avere dei motorini mirati, settoriati, pure che non lo becchi a fare la corsa, i contesti puoi vedere se ha modificato le sue caratteristiche costruttive per renderlo più veloce, se ha cambiato la marmitta, se ha cambiato testata, pistone cilindro per farlo andare più veloce, quindi comunque lo puoi colpire, fra virgolette, ovviamente questi che turbano. Sappiamo che tutte le segnalazioni che ci però la collaborazione è buona. Massima riservatezza. Sì, sì, questo non so. Assolutamente tutte che voi potete essere fatto anche in collaborazione con i colleghi, anche di salvare delle persone, di evitare fastidi anche per aiuto di queste ragazze, magari non giocarei l'altro giorno, in generale in vari altri. Problematiche, le spese economiche e altro, qualsiasi cosa per voi ritenete che dovete segnalare, regolarmente non avete nessun problema di essere presi a verbale, c'è la massima osservatezza, è il nostro lavoro per poter avere una collaborazione, soprattutto in questi periodi che stanno facendo un sacco di tutti nel territorio Aurino, che noi purtroppo, come voi sapete, la stazione è limitatamente limitata con il personale, quindi il servizio non deve coprire il territorio, è vastissimo. Quindi quando avete dei dubbi, dei sospetti, macchine, persone, quindi non telefonate, avete sempre in comunità con le macchine. Annotate tutto, modelli, questo è importante, sono piccoli dettagli, sono importantissimi. Se tra voi avete attività commerciale, vedete che arrivano persone con tale sospetto, voi trattenete, fate finta che trovate una scusa, ritardato, ho detto che si uccide i soldi, quindi ci dà un po' più tempo, guardate, siamo qui, c'è delle persone che a mio avviso sono un po' sospette, quindi cercate sempre di intrattenere, in modo così facciamo anche, diamo anche una sicurezza al paese, quindi diamo una maggiore trasparenza di pulizia di questa gente, di produce di insediarsi nel paese e non è più una cosa che dall'altra, poi è una serie di istruzioni indicate. Tantissimo, cerchiamo sempre di mandarle via, ma più andiamo via e più la porta, quindi è un problema serio, cerchiamo sempre di, non perché uno potrebbe aiutare questa gente, ma questa gente è il loro lavoro, sì. E quindi cercate anche di non farvi riducire questa gente, che tanto ciò c'è avuto andato all'ospedale, che a prima vista sembrava che avesse solo un braccio, poi si alza lì e poi era uscito il braccio, meglio di solo chiuso, dico ma perché fai questo? Dice il mio lavoro. Vai a Sabri e lo trovai nella piazza Sabri con la stessa posizione che illudeva dei passanti, cioè le persone che ne hanno bisogno e noi li vediamo aiuto perché è rimasto un po' rispondendo questa gente. Va bene, se avete ancora altre richieste da fare, formulate su qualsiasi cosa. Non so cosa possiamo essere ancora utile per implementare le vostre esigenze. Sempre riguardo al paghettino, una volta perché stavamo adesso, ma noi abbiamo più cose, prima bisogna fare l'esame di teoria e poi quella di pratica di guida. Sì. Superato l'esame di teoria, sì. Può circolare. Viene rilasciato un permesso provvisorio, sì. Un cosiddetto foglio rosa di una volta, però sì. Diciamo che la legge prevede che si dovrebbe esercitare il ragazzo sì. In ambienti chiusi, non nelle pubbliche vie, però può circolare, però ovviamente in condizioni diciamo, di sicurezza, ecco, perché ancora non è al 100% idoneo, deve superare anche il pratico. Prima cosa, dato per ringraziare l'organizzazione, una cosa.
piace, per essere qui ho fatto molto tanto, stamattina ho incontrato a Salerno, sono adesso, però faccio molto veloce, perché penso che... Scusate, prendete il microfono che si sente proprio una voce bassissima. Ho la fortuna di fare un discorso prima di dopo. Noi spesso nei medici ci dicono che prevenire è meglio che curare. Ma come in questo caso è azzeccatissimo, perché io non devo curare, ma devo prevenire, o meglio ancora, non devo prevenire assolutamente niente, devo favorire il benessere della persona. Devo favorire lo stato di salute e di benessere dei soggetti che si trovano sulla strada. Per cui si parla di processi educativi e non di cura. Se sono processi educativi, il vantaggio è che non devo convincere le persone a fare determinate scelte per paura di essere puniti. Questo sostanzialmente è un principio fondamentale. Ve lo dico già da adesso, per quello che mi interessa, se voi volete, io sono pronto ad organizzare con voi qualsiasi progetto educativo che vogliate fare su questo o altri argomenti. Questo è il compito normalmente della scuola. Perché l'agenzia principe per l'educazione è la scuola. Spesso però lo fanno anche bene, però voglio dire una cosa, io faccio il medico e quindi io posso fare il consulente dei progetti educativi, ma chi è che insegna l'insegnante? Cioè non devo spiegare io al ragazzo certe cose, io devo fare in modo che l'insegnante sappia certi concetti che poi porti alla mano. In questo caso, in questo contesto, che è quello della parrocchia, la cosa va bene lo stesso, perché il mio riferimento sarebbe il genitore, compito di educare i figli del genitore, non è del medico. Io faccio il consulente e vi posso garantire che so fare però abbastanza bene. Per cui se voi avete in mente qualsiasi tipo di progetto vi troverete a disposizione. Il modello di insegnamento che operiamo normalmente noi è quello della ricerca e dell'intervento. Cioè il progetto non lo realizza né l'insegnante e né il tecnico, ma lo realizza il ragazzo, con un lavoro guidato, con un lavoro di ricerca possibilmente in gruppo, nel quale il ragazzo apprende delle nozioni e le mette in pratica. Si lavora per progetti, immagino, penso io, questo ragazzo di 13-14 anni, preparare un CD-ROM sul funzionamento del codice della strada. C'è un gruppo di ragazzi studia 5 articoli, un altro che studia altri 5, fanno le plenarie, le discutono, le mettono in video, con PowerPoint, con sistemi di informatica avanzata, poi si mettono su CD-ROM o si portano su un sito internet. Io stesso avevo preparato le diapositive questa sera, ve le farò trovare tra qualche giorno sul sito, in modo che chi lo vuole vedere lo vuole. Ripeto, io non parlo più di evitare l'incidente oppure di imparare a fare, ad attenere dei comportamenti che servono ad evitare problemi. No, io quello che voglio educare io consiste nel fatto di vivere bene la vita e di godercela. Avere il piacere di andare in macchina, di andare in motocicletta, di scherzare con gli amici, ma di saperlo fare bene con attenzione e intelligenza. Cioè, faccio una notazione a 180 gradi tutto il discorso. Cioè io voglio guidare bene la macchina perché posso andare dove voglio, stare con chi mi piace, con gli amici, a divertirmi, senza far correre rischi né alla mia persona né a chi mi sta vicino. Non sono stato troppo cattivo, ma lo racconto un aneddoto. Io ho studiato a Napoli e ho moltissimi amici napoletani. Sapete tutti, Napoli è la città più caotica del mondo, no? Non c'è rispetto alle regole, si dice normalmente guidare la macchina a Napoli. Maestri. Un giorno c'è stato un mio collega che si occupa di rapporti pure sociali, è stato invitato dal suo presidente dell'ordine di Napoli ad accompagnare per le strade di Napoli, fargli fare un giro di Napoli a un grosso sociologo inglese. Questo va in giro, solito caos da tutta la parte. Ad un certo punto, quando finisce il viaggio, il collega si scusa, dice: ho portato il giro, mi dispiace per i miei pensieri. A questo punto il sociologo dice una cosa bellissima, che ho fatto il orgoglio, ma sono orgoglioso pure io, visto che sono di scuola, pure io. Dice: voi altri napoletani,
avete una grandissima dote, che è quella di per stare tutti insieme e di rispettare un governo, avete bisogno di rispettare le regole. Per voi basta guardarvi in faccia e sapete che devo passare da qui. Questa è una nota napoletana, però. Io ho un dubbio, posso fare pure io una domanda? All'incrocio alla rotatoria qui sotto, se io vengo da Piazza San Giacomo, la presenza aspetta a me o a quello che viene da fuori? Lei c'è da qui? Sì, io vengo da qui. Rispetto a lei ha la precedenza rispetto a quelli che vengono da Pizzasì, lei c'ha precedenza. Sì. Quelli che vengono da sotto la deve dare lei la precedenza a questi che salgono. Poi la gente lo sa. Vige sempre la regola della famosa destra. Della destra. La destra non politicamente, il codice della strada. Non politicamente. Detto questo, però, bisogna dire che ovviamente la pregazione per la scuola qui del codice della strada. Cioè, voglio dire, se voglio guidare la macchina devo imparare le regole. Forse devo pure capire un po' come funziona qualche motore, perché può pure succedere qualcosa del genere. Almeno cambiare una gomma, forse non lo penso. Ovviamente io compro. Questo lo facciamo pure noi donne. No, non c'è mai, io devo fare in generale. Quello che è il mio compito a questo punto è la prevenzione, dicendo. Allora, parlare di stile di vita è una cosa importantissima. È piacevole per vivere bene che uno abbia dei buoni stili di vita, ecco, qualche difettuccio ogni tanto pure ci vuole, perché nessuno è perfetto. Io ho imparato, per esempio, quando è uscito un nuovo codice dalla strada, quando vado fuori non bevo più. Mi ero preparato da bere, perché il limite per poter guidare la macchina in Italia è 0,5 in linea generale, ma per i ragazzi fino a 21 anni è 0 e per i neopatentati per 3 anni è 0 e in più per tutti quelli che usano mezzi pubblici o mezzi di trasporto è sempre 0. Ma parliamo dello 0,5. Sapete a quanto corrisponde il 0,5? 2 birre. Cioè, se io vado a mangiare una pizza, normalmente si chiama la birra media è 400 ml. Lo 0,5 si raggiunge con 700, circa 3 quarti di litro di birra, cioè una bottiglia grande. Io mo qualche sera esco pure io e ci da stare, per qualche ragazzo lo vedo con questa bottiglia, quella grande che birra. Ma quello è fuori, perché 0,4, ma se è una ragazzina che pesa 50 kg, è fuori. Un bicchiere di vino, oggi eravamo a pranzo, c'era il mio collega, io non guidavo, io stavo a posto. Un bicchiere di vino, questo qua, sono 125 cc. Siccome normalmente il vino è 12 gradi, qua dentro c'è uno 0,2. Voglio dire una cosa ai genitori, che forse nei bar non ci vanno. I bar sono obbligati a tenere la tabella con questi valori e sono obbligati a tenere l'equivalente di ogni cosa che bevono. Cioè il ragazzo sa, basta andare, basta leggersi quella tabellina e sa quanto ha bevuto e quanto altro ha messo. Questo per evitare che poi con l'etilometro ci facciano la multa. Cioè non c'è bisogno di arrivare alla punizione per capire certe cose. Chiedo scusa, ma un ristoratore che è consapevole che la ragazzina o il ragazzino ha un'età, 13 anni, il cambio è capitato, trovate, mentre io aspettavo la pizza, ti trovate dei ragazzini che prendevano la birra a casa. Ora mi chiedo, il ristoratore può non dare la birra, deve non dare la birra a questi ragazzi o non è obbligato? No, è inferiore a giornalino. È vietato. Bar e ristoranti ai minori non devono somministrare qualsivoglia bevanda alcolica. È vietato. Alla fine si vedeva che un ragazzo. Adesso pure le sigarette sono vietate per il ristorante. Sì, quindi... ma questa cosa vale del fatto. Purtroppo è un marco commerciale, tutti quando vendere il prodotto ma senza che è proprio un fatto che nessuno rispetta, nessun commerciante, nessuna attività
rispetto a queste regole. Perché non c'è la cultura? Perché non c'è la formazione? È un problema di cultura. Ma che dei supermercati? Perché non è che non risolvi il problema, pure che vada al ristoratore e gli dici non lo deve vendere, fanno i carabinieri che fanno la multa, non cambia niente, perché ragazzi, la supermercato se lo compra una volta. Ti cambia la nostra vita. Allora il problema, ed ecco che ritorno a monte, alla prevenzione, anche all'educazione, è proprio questo, cioè il bambino già da piccolo deve sapere che fare certe cose possono comportargli un danno. Ed ecco che dicevo, facciamo, impara facendo lui la ricerca e capisce queste cose, queste gli restano per tutta la vita lì. Poi potranno esserci delle situazioni particolari e tutto il resto, ma quello che imparano da piccoli non si perde più. E la fortuna è proprio quella, che è inutile che io vada a educare un drogato, non serve a niente. Quello che devo recuperare se ne riesce, ma un ragazzo di 13-15 anni devo fare in modo che non arrivi a fare determinate scelte. E questa è la differenza. Io non parlo nemmeno di prevenzione, parlo di educazione, ancora prima. Noi parliamo di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Questa è proprio educazione. Educazione alla salute. Cioè, qua parliamo di questi argomenti, ma il fatto stesso che io mi vado a fare ogni giorno una passeggiata di 2 chilometri, possibilmente con gli amici e non da solo, è un buon modello educativo per il mio studente. Mi mantiene le ossa robuste, non ho bisogno di fare i farmaci per l'osteoporosi quando vado in menopausa. Mi mantiene giovane la muscolatura, il mio corpo resta più elastico. Questo significa invecchiare meno. È chiaro che se mi faccio una spronza una volta nella mia vita non succede assolutamente niente. Ma se io continuo a bere sistematicamente tutte le sere mezzo litro, vi garantisco che con mezzo litro di vino non si ubriaca nessuno, ma bevendolo sistematicamente tutte le sere, io avrò una perdita della mia qualità della vita e della mia durata di vita superiore a quella di quella persona che queste cose non le fa. Allora, le due l'una, se io scelgo di vivere bene e il più a lungo possibile, certe cose non le devo fare. Devo favorire certe cose e sfavorirne altre. E questo è quello che dobbiamo insegnare ai nostri figli. Non che non bere, che poco vicino ti fa la domanda e ti fa la multa, questa è la sciocchezza. Il casco, il fatto dei capelli è fondamentale, ma io quando la regione andava ho comprato un motorino, volevo il casco integrale sul motorino. Gli amici mi vedevano, sì, ma con quella bagnarola ce l'hanno con il casco integrale. Sì, perché quello lo salva sa casa. Perché la scodella non serve a niente. Una banalità enorme, non è manco questione, pure che non cado, basta una frecciolina, un pezzo di frecciolino che cade dal terreno, se io te cali sì, mi vanno negli occhi, ma frega l'occhio, che succede? Non sono cose dell'altro, cioè non pensiamo a cose dell'altro, sono cose molto più semplici, molto più banali con le quali si possa arrivare. Una delle regole fondamentali quando andate sui motorini, ragazzi, mettetevi i jeans. Non andate con i pantaloni corti, se no poi ve le faccio vedere io le scoriazioni quando la dobbiamo curare, quanto male fanno. Una cosa è che se consumo un pantalone vado a casa, mamma me la porta, quando ne compro un altro, no? Però la gamba perlomeno si salva quanto più è possibile. L'altra accortezza che dovete avere è quella delle scarpe alte, non mettete le scarpe alte, le scarpe alte, perché quelle la caviglia ve la salva, cioè non è solo una questione di casco. Io non voglio dire che tutti quando andiamo in giro vado di Valentino Rossi, no, questo è un'esagerazione. Ma la scarpa alta, il jeans e un maglioncino un po' più pesante, si può fare. Vi ridono in faccia gli amici? Benissimo, non è un problema. Quando poi calmo e vengono da noi, quando spruzziamo sulle scoriazioni certe piallate che vediamo, perché capisco che sono una cosa bellissima dal punto di vista medico, ma non da digerire, poi voglio vedere se ridono. Purtroppo c'è un mio nipote che ha fatto il incidente un paio di anni fa, si è chiamato mezzolino, per cui non c'è un sacco di tempo. Andiamo tutto il resto, del dolore. Perché parlo di questo? Questa accortezza dove l'acqua non ci conta niente, sono piccoli particolari, uno non ci pensa nemmeno. Poi la velocità, tutti quando hanno trovato l'acqua un po' di meno, tutti diciamo di no. No, anche perché in salita stanno tanti. A uno, a due.
cioè un poco più veloce ci può ancora andare, ma quando ha fatto 60 poi va bene, è sufficiente. Loro non lo sanno però. Ma se un motorino arriva a 100 all'ora, senza casco, senza maglietta, senza punta di bandiera rossi, se non ti ha mai tagliato. Mio padre diceva una cosa bellissima, diceva che voi quando andate sulla moto, ricordatevi che avete sempre torto, nel senso che se fate un incidente, quelli con la macchina non ci fanno niente, siete voi che vanno avanti. Allora, perché non ha, quelli che non hanno rispettato lo stop, gli faranno una multa loro, lo potranno arrestare, ma voi andrete in ospedale o da qualche altra parte. Sono queste le attenzioni che un ragazzo deve avere. Poi vogliamo parlare di altro, bene, ormai purtroppo la realtà è che i dati ci dicono che a 13 anni i ragazzi ci avvengono. Questa è la realtà. Allora i genitori, poi facciamo un discorso per i genitori purtroppo oggi lavorano sia mamma che papà molto spesso. Forse si ricordano pure delle malapatenze che hanno avuto loro da piccoli, non lo so, ma i genitori oggi hanno la tendenza ad essere benevoli con i loro figli. E questo forse non è proprio una cosa elegante. Il genitore tende ad accontentare i figli, tende a giustificarlo. Ma questo, sapete, nel figlio inconsciamente che è dato là? Mio padre e mia mamma se ne fregano di me. Poca stima. Poca stima. Sì, questo è un rischio che si può, effettivamente. Io faccio meglio un nuovo psicologo, però garantisco che quello che sto dicendo proprio sbagliato con me. Cioè spesso dietro la benevolenza del genitore c'è la reazione del figlio che mamma e papà non se ne importano. Non stimano. No, non se ne importano di me, io ci sono tutti sotto. Si sente autorizzato. E si sente autorizzato ad alzare la mano. Cioè il bambino alza la mano dicendo io esisto, facendo la marachella, andando a bere nel bar, facendo il burletto, perché è un altro di quei problemi di proprietà. Ecco fatale questo pomodorino che deve sfidare. Io mi ricordo un amico mio, quando eravamo piccoli, noi che sfidavamo con Luigi. È un aneddoto famoso, forse qualcuno di voi lo conosce, magari fosse qui lui a raccontarlo, il quale Luigi a un certo punto disperato, disse, ma tu lo sai che a bozzi c'è di 1000 lire, tanto costava la multa, allora ti faccio vendere il motorino. Vi appezza in disco. Faccio magari fosse qui a raccontare, purtroppo non c'è più. E l'altra volta lo stesso soggetto pioveva interrotto, il bagno se lo ricordo, c'era il centro dei servizi culturali, ecco quello che vanno i ragazzi. Io mi sono stato fortunato, io la mia generazione è potuto crescere, da Francesco Stoduto da qualche parte. Noi siamo cresciuti con il centro dei servizi culturali. Abbiamo imparato a fare politica, abbiamo imparato a discutere, abbiamo imparato a fare tante di quelle cose che forse i nostri genitori non ci avrebbero potuto permettere in quel tempo. Io ho avuto la fortuna di leggere un sacco di libri, di imparare tante cose, anche stare con loro. E una volta stavamo parlando lì e pioveva anche l'otto, mi pubblico di più. All'impiede, su modo di dire, dicevo al professore, sì, ci tengo il pazzo. E l'altra frase che passa, mi piace citarlo, perché io non lo tocco bene. Tornando indietro, voglio dire, tutti quanti che ho fatto le bravate, l'importante però è che queste bravate poi non le paghiamo. E ripeto, quando il genitore è troppo buono, il rischio è proprio quello che il ragazzo faccia il cattivo per farsi pure sgridare, ma se il genitore non lo sgrida, spesso questo succede, poi c'è un problema, perché questo si sente autorizzato nella casa. E dietro qualche bottiglia di birra, diceva la mia figlia, quando era attento, dice che stanno con un atteggiamento di questo tipo, cioè c'è tutto un riguardo dietro queste cose, ci potrebbe essere pure un po' di perdita di autostima. E qualche segno, di tendenza, di carattere alla depressione. Perché a quell'età non possiamo parlare di questa cosa, però la riduzione dell'autostima è possibile. E dietro, perché l'altro che fa una cosa bellissima, rende euforici, ti disinibisci, almeno all'inizio, se tu lo bevi in piccole quantità, ti facilita le relazioni con gli altri. Allora ti senti meno
indecente rispetto a prima. Ed ecco perché si fa uso di questa sostanza. D'altronde io non voglio, vista l'età dei ragazzi, non voglio parlare di altre cose, perché non è giusto andare a dire cose che forse loro non pensano nemmeno. Però il passaggio successivo è quello che l'ansia che si diminuisce ancora di più, o addirittura in certi casi si crea un mondo proprio. Non ho capito, sì. Se ci si diminuisce di più in certi casi, a certi livelli, con certe cose, con certe altre invece ci si estranea dal mondo, addirittura si va a fare il viaggio. Dei quali se tu non me lo chiedi io non te lo do, perché adesso ti faccio pensare a certe cose che tu non avevi nemmeno in mente, capito? Perché e questo è il ragione molto semplice, cioè io so che l'alcolismo a 13 anni c'è, allora posso parlare di altro, non è un problema grave, fortunatamente, però c'è. Allora prima che lo diventi ancora di più io faccio prevenzione e dico interveniamo e per quello che c'è. È una cosa molto semplice, colorare i vestiti, andare a casa, basta colorare i vestiti, non è che ci vuole molto. Sì, sì, sì. Si sente. Ma allora, poi... scusate, allora non è vera la teoria che un genitore, ma io non me ne sono accorto, no, non mi sono accorto di niente, no, un genitore può non accorgersi un genitore di... Non vuole accorgersene, però questo può accadere sia a livello inconscio che sia a livello conscio. Cioè, non può. Anche non, cioè, consciamente non se ne rende conto. Sì. Perché mio figlio non rifiuta questa allora il gioco può agire sia in termini inconsci, cioè io non me ne rendo conto e non ne sono consapevole, però lo so a livello profondo. E l'altra cosa è che lo so ma non lo voglio vedere. E sono due livelli diversi però. E questo mio figlio non lo fa. Questo sì. Sì, mi spiego con l'esempio più banale, no? È bravata a scuola, no? C'è sempre un ragazzino più quello più vivace, quello che gestisce l'operazione e gli altri che vanno più contro. Beh, se tu quando poi il capo dell'istituto o addirittura loro, no? Chiamano i genitori, no? Mio figlio, no? Quello ci sono stati gli altri che ci hanno portato. Questo è un meccanismo comunissimo, no? E questo è lo stesso meccanismo che funziona lì. Perché vi posso garantire che è vero che il ragazzo ci tiene a stare nel gruppo, però nel gruppo non c'è nessuno che tiene il fucile e dice: oh, fai così o ti sparo. Perché il ragazzo, e se il ragazzo è stato educato bene, impara a dire no. Impara a dire no. È lo stesso discorso: vanno a mare la sera, prema, vanno a fare la bravaccia, bevono un vino. Quello che guida la macchina, che è ubriaco. Io ho insegnato ai miei figli che se mi dovesse succedere una cosa di piacere, tu non andare con lui, chiamami e te ne capisci. Cioè, sono stato io che la mia vita, perché mi può succedere questa cosa? Se dovesse accadere, tu mi chiami e te ne capisci, non c'è nessunissimo problema. E se mai si accompagna anche il ragazzo che... E come non mi spiace? Tu padre non posso vedere, posso dire che il progetto del caso della vita funziona talmente bene che spesso prende la macchina sola e lei che può fare. Basta imparare a dire no, cari ragazzi, non ci vuole molto. Ti garantisco, anche se è una delle cose più difficili, dire no. Ci sono due cose difficili, sì, che diceva Gianni Rodari nella vita. Una, alzare la mano. E due, dire no. Ma un po' allenamento si dice. Io penso di essere venuto qua abbastanza, ci sono domande a questa disposizione. Io, dal punto di vista fisico, il consumo vuole levare di l'acqua, che... Allora, quando io ero studente, fino a anni fa, si pensava che venisse il fegato. Oggi non è più così, oggi non è più così. Purtroppo viene cercato soprattutto, che se tu guardi gli alcolisti cronici, tu guardi la musica cammino. Fatemi spendere due parole per fumo di sigarette, che pure provoca incidenti, vi garantisco che provoca incidenti. Il consumo
fumo di sigarette, fumo di sigarette. Io quando ero piccolo ho fatto un incidente, ho buttato la sigaretta nel vetro della macchina e gli andavo a strada. E poi devo andare in specie. Parlo per esperienza, perché il fumo di sigarette fa questo. Sembra una banalità, però purtroppo i ragazzi cominciano questo, ma non lo spiegano perché. Soprattutto la ragazza, cosa maggiore? Che soprattutto la ragazza. Però devo spendere una parola in favore di chi ha fatto i progetti educativi. Se voi considerate che negli anni 50 fumava il 50% della popolazione italiana e oggi ne fuma il 27%, significa che le campagne, i campagni di trasformazione hanno funzionato, è comodo. Sì, sì. Oggi siamo maggioranza. Però fanno molto di più le ragazze oggi. Sì, e cominciano le ragazze perché credono di essere emancipate. Secondo loro sono emancipate. Ma gli si dovrebbe far capire che un domani, essendo sulle mani, possono fare il bagno qualsiasi tipo di situazione. E questi ragazzi di 13 anni cominciano nella prima media a fumare. 12 anni già fumano. 12. Se dici qualcosa di un domani mia mamma e non è successo niente, cioè, si dovrebbe far capire che hanno ragione. Se la mamma fa la fumo, come fai a dire che io non fumo? Ultima considerazione, poi non vado più a dire. Telefonini, telefonini. Allora, viste le ultime conoscenze che hanno dato, io un figlio prima di 15 anni, dopo io voglio dare. Però questo è un discorso grandissimo da questa cosa. Il telefonino in macchina non si usa. Fa distrarre le notizie. Io addirittura ho visto gente che ci scrive messaggini. E non vuoi dire che ha paura che non sono impegnato. Nel senso, non io ho la guida. I telefonini sono molto pericolosi. Non è una questione solo di mano. A certe volte nella telefonata, e mi ami, quando mi ami, se mi ami o non mi ami. La strada certe volte non la vedo. Quindi come vedete ci sono tanti che non riguardano solamente loro. Cioè che non ci vengono i 5 punti, sarebbe il meno. Il problema è che una volta siamo andati a sbattere e ci siamo fatti male. E quello è il problema vero. Cioè io devo mettere la cintura, portare il casco, non usare il telefonino, non fumare via scorrendo. Per la mia salute, non perché loro mi fanno la multa. Tanta pace. Tu se abbacca la macchina al limite se è giusto. Il problema è che se mi abbacco io ma è giusto. Un appello che abbiamo. E voglio concludere con un concetto. Noi possiamo essere le persone più sfortunate di questo mondo, le più disgraziate, quelle che abbiamo avuto più danni e più istitutini e cattiverie dalla vita. Ma una volta cambiato, quella ci tocca, quindi o ce la godiamo pure quando stiamo male, oppure quella passa e finisce lì. Può essere negativa questa cosa, ma è la realtà. E io vi ringrazio per la presenza. Ripetendo che sono a disposizione per qualsiasi progetto voglia da fare. Queste cose mi piacciono. Grazie. Grazie.